Buonasera. Questo racconto riguarda una storia di fantasmi. È la storia di una giovane, bella e innocente fanciulla che, nonostante le amorevoli cure del padre, che faceva di tutto per proteggerla, terminò anzitempo la sua breve esistenza e divenne così un fantasma. E come ogni fantasma che si rispetti, anche questo si aggira in un castello e si manifesta a coloro che avessero la sventura di trovarsi in quel luogo nelle notti giuste. Si presenta ai visitatori, dicevo, con manifestazioni sonore inquietanti. Pianti, gemiti e lamentose invocazioni, ma talvolta anche canti e risa di fanciulla. Una fanciulla però ormai divenuta incorporea, che non appartiene più al regno dei viventi al quale tutti noi apparteniamo, a differenza di loro, i fantasmi, che vivono in una dimensione misteriosa e inaccessibile, dalla quale però talvolta fanno ritorno. Per manifestarsi a noi. L'entità di cui vi parlo è il celebre fantasma di Azzurrina. La data è il 1375 e il luogo è l'austero castello di Montebello, non molto distante da Rimini. Il signore di quei luoghi si chiamava Uguccione Malatesta. Le mura del suo maniero ospitavano una guarnigione militare, ma soprattutto davano protezione a sua figlia, Guendalina Malatesta, una allegra e vivace bambina che aveva una particolarità, era nata albina e con quell'aspetto così diverso dal consueto aveva finito per sollecitare le maldicenze della gente del posto, che vedeva in lei qualcosa di inquietante e forse addirittura di demoniaco. Così il padre la teneva nascosta. E affinché apparisse un po' più normale, alla fanciulla venivano tinti i bianchi capelli, che però avevano una strana consistenza, e su di loro il colore non aderiva. Finiva per venirsene via, lasciando sulla giovane chioma un singolare colore azzurro. Ed è per questo motivo che Guendalina, la bambina dai capelli azzurri, era presto diventata per tutti semplicemente Azzurrina. La sorte avversa travolse Azzurrina nella notte del 21 giugno 1375, proprio nella magica notte del solstizio d'estate, la data in cui le giornate sono le più lunghe dell'anno, mentre le ore di buio sono ridotte al minimo. Forse quella notte nel castello era in corso una festa per celebrare l'evento astronomico, o forse i soldati e i servitori erano impegnati in altre attività. Non lo sapremo mai, come non possiamo sapere, perché Azzurrina, che era sempre allegra e giocosa, non fosse sorvegliata. Sta di fatto che la bambina si mise a giocare con una palla di stracci, rincorrendola fin nelle vicinanze di un oscuro cunicolo che conduceva a una profonda ghiacciaia. E ad un tratto la palla rotolò verso la ghiacciaia e Azzurrina, nel tentativo di raggiungerla, finì anch'ella per cadere nel cunicolo. Fra grida e pianti disperati sprofondò in basso, sempre più giù, nelle profondità della roccia che ospitava la ghiacciaia. Accortisi della inconsueta mancanza della bambina, i soldati si allertarono e iniziarono subito le ricerche. In breve fu chiaro a tutti che era stato il profondo cunicolo a inghiottire Azzurrina e, nonostante tutti i tentativi di perlustrare la tortuosa e oscura ghiacciaia, l'allegra ma sventurata bambina non venne mai più ritrovata. Da quel tempo fino ai giorni nostri, chi frequenta il castello e le sue antiche mura racconta che ogni 5 anni, nella notte del 21 giugno, le sale del castello si animano di voci e presenze e Azzurrina si manifesta con pianti, grida disperate, invocazioni e altri inquietanti suoni ancora, suoni che non trovano nessuna umana giustificazione se non nella presenza di un'entità ultraterrena che si aggira in quei luoghi, il fantasma di Azzurrina. Questo è ciò che narra la leggenda di Azzurrina e del suo castello. Molti hanno testimoniato di strani avvenimenti accaduti nel castello, molti hanno detto di aver percepito o addirittura registrato i pianti e le invocazioni della bambina. Persino la Rai se ne è occupata in una puntata di Misteri nel 1994 e in quell'occasione pare che una troupe sia riuscita a registrare qualcosa di inquietante. Ascoltiamo.
Questo è solo un frammento delle registrazioni, ma ci dà un'idea di che cosa si dice avvenga nel castello nelle notti della ricorrenza. E quale occasione sarebbe stata più ghiotta per noi del CICAP se non quella di andare a controllare di persona, portando i nostri microfoni e registrando cosa avviene realmente fra le antiche mura? Così forse saremmo stati fortunati e avremmo inequivocabilmente sentito anche noi le voci del fantasma. E così Simone Angioni ha organizzato una spedizione al castello di Montebello che prevedeva di eseguire delle indagini notturne con sofisticate attrezzature di registrazione proprio nelle notti del 20 e 21 giugno 2010. Oltre a Simone, la squadra era composta da Giuliana Galati, Nicolas D'Amore e da me. Per esigenze di documentazione, a noi quattro si aggiungevano poi l'operatore video Francesco Sandonà e la moglie Eva. Il castello di Montebello è un bel maniero che vale senz'altro una visita. La consigliamo a tutti coloro che si trovassero ad avere del tempo libero nella zona di Rimini. I gestori del castello sono attenti e premurosi e organizzano delle suggestive visite guidate, una in orario diurno adatta a tutti e una serale più tenebrosa. Sono stati anche molto disponibili con noi e per questo li abbiamo ringraziati più volte. Ci hanno consentito di visitare quasi ogni angolo del castello, ad eccezione delle stanze private degli attuali proprietari, e soprattutto ci hanno concesso di chiuderci noi soli, rimanendo fra le mura solitarie e silenziose nelle notti del 20 e 21 giugno, con le luci spente, la porta d'ingresso sbarrata, i registratori e le telecamere di sorveglianza in funzione e nessun altro presente al di fuori del fantasma, che in quelle due notti non si è fatto sentire. Anzi, per dirla tutta, nonostante il maltempo, l'interno del castello era assolutamente silenzioso. Nessuna persona che si fosse trovata lì assieme a noi o al posto nostro avrebbe mai potuto onestamente riferire di aver udito pianti, grida, sospiri, invocazioni o quant'altro provenire dalla zona della ghiacciaia o dalle stanze adiacenti. Nel castello regnava il silenzio. Pensate, nella notte precisa della ricorrenza e nella notte precedente, nulla di quanto clamorosamente riferito da appassionati dell'occulto, medium, sensitivi, ma anche giornalisti o autori televisivi, si è assolutamente verificato. Nessun fantasma è venuto a farci visita. E un po' ci spiace. Però avevamo un sistema di registrazione professionale, di qualità adeguata anche per registrare concerti di musica classica in luoghi silenziosi. E i nostri microfoni hanno comunque captato qualcosa. Ma sto parlando di suoni talmente deboli che, nonostante la bontà dei microfoni, per poterli distinguere è stato necessario amplificarli fortemente in fase di analisi. In alcune ore di registrazione abbiamo in tutto raccolto 51 suoni che si possono definire strani, cioè che ci hanno incuriosito e che hanno richiesto un certo lavoro per individuarne le cause. Alcuni sono più facilmente identificabili, un motorino che passava nel piccolo borgo sottostante, così debole da essere quasi sommerso dall'inevitabile fruscio elettronico delle apparecchiature, ma comunque udibile. Una finestra che si muove con il vento. E un pavone che si trovava all'esterno del castello, in una voliera, sul lato opposto rispetto a quello dove eravamo noi. Una sorta di urlo inquietante nell'oscurità della notte. Nonostante le spesse mura, si riusciva comunque a sentirlo e chissà, magari in altre occasioni qualcun altro l'ha udito o forse registrato. Eccolo a voi. Abbiamo raccontato più volte la nostra esperienza in conferenze ed eventi pubblici, fatto ascoltare i debolissimi suoni da noi raccolti e illustrato le relative interpretazioni. Qui voglio sottolineare l'importanza di indagini come queste perché, usando un metodo razionalità, si riesce a capire che, anche se non si trova nulla di paranormale, alcune storie possono essere così emozionanti e intriganti da vivere di vita propria e dare origine a vere e proprie leggende. Al punto che molte persone saranno poi pronte a giurare di aver chiaramente sentito pianti e invocazioni, quando invece, facendo le cose per bene, si trova che il castello è molto, molto silenzioso, e se ci fosse stato un pianto, un canto o un lamento, sarebbe stato senza ogni dubbio registrato dalle nostre sensibili apparecchiature. Ah, quasi dimenticavo.
Per quanto si cerchi negli archivi storici, non c'è traccia di nessun Uguccione o Ugoluccione Malatesta vissuto a fine 1300, anche se questo nobile cognome è ben presente nella storia riminese, e tantomeno vi è traccia di una figlia chiamata Guendalina. Non si trova un riscontro antico neppure riguardo alla leggenda, che sembra quindi essere stata inventata in tempi moderni, e non si sa ad opera di chi. Quello che è certo è che il nobile castello di Montebello è sopravvissuto nei secoli anche senza bisogno di un fantasma, mentre vi sono alcuni che, senza un fantasma, trovano forse la vita meno interessante e così finiscono per inventarsene uno.